Il 9 settembre 1943, a poche ore dopo la firma dell'armistizio, avvennero degli episodi sia a Bari che qui a Bitetto. Erano gli ultimi spostamenti della macchina bellica tedesca e quindi anche qui a Bitetto una colonna della Wehrmacht era in ritirata verso Altamura, lasciando quindi i territori fino ad allora occupati. In quella giornata, il 9 settembre del 43 appunto, purtroppo ci fu un episodio, un conflitto a fuoco, proprio in questa località, nella vicina località Tre Ponti, vicino al Beato Giacomo, al santuario del Beato Giacomo. E purtroppo dei militari italiani, carabinieri soprattutto, 22 militari italiani, furono uccisi, furono feriti a morte, furono uccisi e a loro è dedicata questa lapide alla mia spalle con i loro 22 nomi su questa pietra che li ricorda. Però che cosa successe? Dopo questo eccidio, i militari tedeschi purtroppo ritornarono in paese, cominciarono ad attuare atti di rappresaglia, misero in atto anche atti molto violenti contro la popolazione, ma la popolazione non era più disponibile ad essere sottomessa e quindi spontaneamente, in maniera del tutto inaspettata, gli anziani, i lavoratori, gli agricoltori, persino i ragazzini imbracciarono armi di fortuna, imbracciarono gli arnesi da lavoro, riuscirono a dare una mano agli altri militari superstiti, quindi capeggiati anche dal comandante della localizzazione dei carabinieri e riuscirono ad opporre ai tedeschi una resistenza del tutto inaspettata, fortissima, che li portò a capire che non era più momento di restare qui su questi territori e quindi a lasciare pian piano le vie cittadine. Riuscirono a trovare anche armi di fortuna che gli stessi militari uccisi avevano ancora sulle loro camionette, sulle loro auto, e quindi riuscirono a far spaventare il nemico tedesco e a far capire che dovevano andare via. Ci furono tantissime persone che in quella giornata, magari senza averlo mai pensato in vita loro, decisero di combattere, di imbracciare le armi. E questa è la storia della resistenza bitettese. E come successe a Bari, è stato un momento importantissimo per la storia e per il futuro di questa comunità. Da allora il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, ha insignito la città di Bitetto, come quella di Bari, della medaglia d'oro al merito civile. Ed è per questo che ricordiamo tutti gli anni una pagina fondamentale di resistenza, di coraggio e di antifascismo.